l'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Chi canta? Tanto non capirai. Orgoglio Barese su L'altra radio. Benevento che festeggiano questo pirotecnico 4-3 del Bari. Tifosi del Bari, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai. Buon lunedì 27 febbraio e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, Bari che spugna Benevento al termine di una partita memorabile che continua a far parlare non solo nella città di Bari, ma purtroppo, per fortuna, dipende dai punti di vista, oggi è nuovamente campionato e c'è un ostico, Brescia, che ci farà visita. Quest'oggi puntata divisa a metà tra le analisi, i commenti e le interviste di Benevento Bari e il preview del match di questa sera contro le rondinelle. Bene, diamo subito il via a questa puntata di Tanto non capirai, ma prima vado a salutare il nostro Luca Deletteris. Buongiorno Luca. Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a te Nicola, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Radioascoltatori che possono contattarci inviandoci messaggi o note vocali. Purtroppo abbiamo tantissime cose da dirvi e da farvi ascoltare, quindi non possiamo ricevere telefonate, quindi solo messaggi o note vocali. Il sondaggio odierno che riguarda appunto voi tifosi appassionati del Bari e come avete vissuto la partita di venerdì, perché ho letto tantissime belle storie, se vogliamo, sui social. Quindi quello che vi chiediamo è: come avete vissuto l'altalena di emozioni di Benevento Bari? Raccontateci la vostra partita. Come detto, potete inviarci messaggi e note vocali tramite WhatsApp al 334 3837 444, ripeto 334 3837 3744. E allora, diciamo che la tanta attesa è stata premiata, una partita memorabile. Devo essere sincero, sul 3-3 ho temuto di perderla e sarebbe stata una beffa atroce, ma una cosa importante ribadire: venerdì, prima ovviamente che si giocasse il match, avevo invitato la tifoseria ad avere un po' di maturità ed equilibrio, non deprimersi in caso di sconfitta, non esaltarsi in caso di vittoria. Certo, dopo una partita del genere mi rendo conto che è un po' chiedere troppo, ma proviamoci, cerchiamo di mantenere un certo equilibrio, non esaltiamoci, rimaniamo con i piedi per terra, perché siamo solo all'inizio di un percorso, speriamo lungo e speriamo con un lieto fine. Ma che partita è stata? Secondo me sulla falsariga di quella di Cesena, grande avvio del Bari, Bari aggressivo, ma stavolta anche cinico rispetto a quello di Cesena. È quello che un po' diciamo da qualche settimana: con questo organico dobbiamo far paura, perché abbiamo l'attacco più forte del campionato. Il Bari deve pressare alto per sottomettere l'avversario e permettere al proprio potenziale offensivo di esprimersi al meglio. Ma non tutto è filato liscio. Venerdì ho visto una coppia di centrali difensiva in bambola, era un po' quello che temevo, l'ho detto venerdì in trasmissione, perché l'attacco del Benevento è quello che è, uno degli attacchi migliori della Serie B. È vero, non sempre ci ritroveremo Ciciretti, Ciravolo, Falco, ma ho visto errori che una squadra che ambisce la Serie A non può commettere, con Capradossi e Tonucci davvero fuori partita. Speriamo sia stato solo un episodio, poi le cose si sono sistemate con l'ingresso di Swagger. Restando in tema di singoli, ovviamente sugli scudi Floro Flores e Galano, davvero devastanti. Mi è piaciuto molto Greco e ho visto finalmente il vero Morleo, quello che era stato ammirato ai tempi di Bologna. Luca, partita emozionante e, cosa che non accadeva da tempo, che mi piace e dobbiamo sottolineare, si torna a parlare del Bari e non solo nei soliti ritrovi virtuali e non. Sì, è chiaro che questa è una partita che ha fatto tanto discutere per
appunto le emozioni, le tante emozioni che ha regalato, per l'importante che rivestiva, ed è stata una partita fondamentale nel cammino del Bari. Molto bravo Cole Antuono nel prepararla e anche nel leggerla dal punto di vista tattico, con l'inserimento di Swagger, che ha dato più tranquillità al reparto arretrato dopo le difficoltà del primo tempo e le difficoltà di buona parte del secondo tempo. Pertanto sicuramente un complimenti anche al tecnico, che comunque sta dando più sicurezza a tutti i reparti e sta insomma garantendo una certa solidità dal punto di vista offensivo. A proposito dei singoli, dicevi tu, nel nostro sondaggio ci sono Galano e Floro Flores, appunto, come più votati dei nostri utenti, seguiti da Mikai, che in più occasioni ha salvato il Bari ed è stato dunque fondamentale ai fini del raggiungimento del risultato. Ma a proposito di emozioni, Benevento Bari non si è giocata solo nella città sannita, se vogliamo dire così, ma si è disputata anche nel centro di Milano. Sentite un po' cos'è accaduto in uno dei pub più famosi e frequentati della città meneghina. Questo l'entusiasmo dei tifosi del Bari, dei tanti baresi che lavorano e vivono a Milano, al gol di Salzano. Quindi bellissimo vedere un pub nel centro di Milano trasformarsi in una succursale del San Nicola. Intanto, piccola rettifica: potete chiamarci ma non inviarci messaggi, quindi piccola rettifica, non è ancora ok il sistema di ricezione dei messaggi. Ma prima di andare avanti c'è un amico in linea. Ciao, benvenuta, tanto lo capirai. Ciao e buongiorno e buon lunedì. Il pronostico di venerdì ho sbagliato, ho detto 2-1 per il Bari, se non mi chiedi a Piccia. Sì, però ciao Michele. Abbiamo vinto stasera, invece il Bari vince tranquillamente, però ho fatto una scommessa. A fine campionato il Bari arriverà al secondo posto senza problemi. Va bene, ciao Michele, buona giornata, speriamo sia così. Io personalmente vedo molto difficile raggiungere i primi due posti, il terzo sì, ma i primi due mi sembra un po' difficile. Comunque vediamo, con questa squadra nulla è impossibile. E ora trasferiamoci in un altro covo di tifosi del Bari, vale a dire il forum dei tifosi, appunto orgogliobarese.it, per leggere come gli iscritti stanno commentando questa incredibile partita. Leggiamo qualche commento. Davidux ci dice: vittoria importante, troppo importante, decisiva, non so cosa dire, sono troppo contento, complimenti a tutti. Mentre l'utente Vit dice: l'attacco sistemato, non fai 7 gol in 2 partite per caso, Salzano sta crescendo, Bascia e Macek idem, bisogna inquadrare un po' la difesa. Mentre l'utente Miroslav dice: al di là della prestazione dei singoli, vorrei soffermarmi su una cosa: se abbiamo vinto questa partita lo dobbiamo solamente al mister. La squadra, nonostante sul 3-3 la partita potesse essere completamente in salita, non si è abbattuta ma ha continuato a essere aggressiva e a giocare con la voglia di vincere. Mentre l'utente Barese Doc dice: in una serata come quella di venerdì, in cui finalmente dopo anni mi sono ricordato perché sono tifoso del Bari, non dobbiamo fare classifiche, dobbiamo solo dire ai ragazzi bravi, continuate così. E poi c'è chi, come l'utente Kippos 2012, dice: ragazzi, fino a pochi minuti dopo la fine della partita avevo il cardiopalma per l'intensità della partita, poi mi è venuto quello della gioia, difficile dormire dopo partite simili. E beh, questo penso sia una cosa che abbia accomunato un po' tutti i tifosi del Bari, veramente carichi dopo una partita del genere. Bene, noi ci fermiamo per qualche istante ma torniamo subito. I Good, gli specialisti del surgelato. Nei nostri punti vendita troverete sempre prodotti surgelati di prima scelta, ittici, preparati di pesce, verdure, prodotti panati, prodotti da forno, prima colazione, oltre a una vasta gamma di salumi e formaggi e di prodotti
prodotti senza glutine delle migliori marche. Perché eGood non è solo surgelati. Richiedi gratuitamente la eGood Fidelity Card presso i nostri punti vendita per accedere a sconti e promozioni. eGood Surgelati accetta buoni ASL per celiaci. Seguiteci su Facebook per restare sempre aggiornati su tutte le nostre promozioni e scoprire nuove ricette. Trova il punto vendita più vicino su www.igoodsurgelati.it. eGood Surgelati, i buoni siamo noi. L'altra radio, bella da ascoltare. Bene, rieccoci, c'è subito un altro radioascoltatore in linea. Ciao, benvenuta, tanto non capirai. Ciao Nicola, ciao Luca, sono Alessandro. Un po' ciao Alessandro. Non ci sentiamo. Ascolta, io per la partita di stasera sinceramente preferirei non effettuare alcun tipo di turnover, soprattutto per i tre davanti. Se ci sono le condizioni, insomma, minime per poterli farli giocare, visto che hanno il piede caldo, io continuerei con tutte e tre davanti e dopo magari sostituirli durante l'arco della partita. Piuttosto farei un cambio dietro tra Tonucci e Capradossi. Secondo me ha bisogno di rifiatare, credo più Tonucci, che ha retto praticamente da solo tutta la difesa per buona parte del campionato. Grazie a tutti e forza. Grazie. Grazie a te. Beh, sicuramente qualche cambio verrà effettuato, vedremo un pochino quanti e in quali ruoli. E ora spazio alle voci dei protagonisti. Partiamo dall'uomo copertina, Cristian Galano. Per lui due gol di destro a Benevento. Ascoltiamo le sue parole a fine gara ai microfoni di Sky. Sì, insomma, era una partita importante. Ci tenevamo tantissimo a fare bene. Questa vittoria ora ci dà tanto, soprattutto per il morale, perché è importante. Ora secondo me ci possiamo togliere delle grandissime soddisfazioni con questa vittoria. Ora non voglio dire obiettivi, noi pensiamo partita per partita. Sicuramente questa è una vittoria che fa tanto. Ora pensiamo già alla prossima, che anzi da ora in poi mancano 15 partite che sono secondo me tutte finali, e quindi ogni partita dobbiamo dare il massimo come abbiamo fatto oggi. L'importante era fare gol, poi se sei di destro, di sinistro, di coscia, come sia, l'importante è che la palla è andata dentro. Mi dispiace per il mister, però. E queste le parole di Cristian Galano, veramente un ritorno favoloso per lui a Bari. E ora invece ascoltiamo come ha visto la gara il tecnico del Benevento, Marco Baroni. È stata viva, ha giocato, ha saputo andare sotto, riprendere il risultato. È chiaro che qualcosina ci è mancato nell'attenzione, in alcuni anche momenti, anche perché appena vai in vantaggio eravamo ancora lì. Non voglio dire sui festeggiamenti, però siamo usciti male su quella palla, quindi qualcosina abbiamo lasciato. E quando lasci qualcosina con giocatori così, è chiaro che poi diventa difficile. No, a parte questo, è chiaro, noi ci tenevamo a questa gara, sentivamo l'importanza. La cosa che a me interessava è che la squadra non perdesse la sua filosofia, il suo modo di giocare. Abbiamo giocato, abbiamo attaccato, abbiamo avuto tante occasioni. È chiaro che abbiamo sbagliato un pochino troppo per vincere una gara. Io appena siamo rientrati in spogliatoio gli ho detto che con equilibrio l'avremmo presa questa partita, perché vedevo che c'erano i presupposti. È chiaro che non si può concedere alcune disattenzioni che non sono solite nostre, e quindi l'abbiamo pagate tutte un po' a caro prezzo oggi. Sono due giocatori, Brienza non è un attaccante esterno, quando viene dentro il campo è chiaro che ha grande qualità, destro, sinistro, lo stessa cosa Galano, quindi l'avevamo preparata. Siamo stati un pochino troppo aperti con la linea, dovevamo essere un pochino più stretti. Infatti tra il primo e il secondo tempo gliel'ho detto, però i gol sono venuti su delle palle leggibili, bisogna andare fuori più forte sull'esterno. Siamo sempre stati, anche qui vedi, su questa palla qua si può uscire forte, mentre siamo stati un po' troppo attendisti, e quando sei attendista poi è chiaro non puoi concedere questi tempi di gioco a questi giocatori. No, guarda, non sono d'accordo, nel senso che loro hanno fatto anche questa partita a Cesena, sono partiti molto aggressivi, è normale, perché cercano di tenere i giocatori come noi, i giocatori che hanno più qualità, di rimanere nella metà campo avversaria. Noi siamo stati un pochettino, non voglio dire sorpresi, un po' troppo lenti nel girare la palla. Quando sei lento è chiaro che anche questi giocatori riescono a portarti pressione. Dovevamo tenere una palla più veloce, all'inizio non siamo riusciti, però ripeto, sono quelle partite che ci sono anche i tempi, no? In cui loro sono partiti forte, però poi noi siamo usciti fuori. Devo dire che anche dopo il pari, insomma,
credo che nella testa nostra ci fosse la voglia di vincere la partita. Ripeto, la mia sensazione è che siamo stati penalizzati veramente da alcune disattenzioni che abbiamo pagato a caro prezzo. Ecco, questa è un pochettino la mia sensazione. E queste le parole del tecnico del Benevento Baroni. Ora invece ascoltiamo il punto di vista del regista del Benevento, Nicolas Viola. Sì, diciamo che il Bari è stato bravissimo a farci giocare poco, soprattutto perché secondo me la squadra ha giocato, ha dimostrato di essere anche oggi una grande squadra. Prendiamo questa sconfitta con la giusta testa, perché ci rende ancora, secondo me ci deve dare ancora più forza e ci fa uscire a testa, dobbiamo uscire a testa alta, perché abbiamo fatto secondo me una grande gara e non meritavamo assolutamente di perdere. Ma sicuramente il fatto di pareggiare subito ci ha un po' tagliato le gambe, però ripeto, quando concedi a questa squadra il minimo, loro possono far gol con chiunque, perché è una grandissima squadra. Noi però altrettanto abbiamo dimostrato di essere sempre in partita e di lottare su tutti i palloni, quindi siamo stati bravissimi a riprenderla per due volte di fila e secondo me alla fine ci stava anche il pareggio. Affrontavamo una squadra che secondo me ci ha messo in difficoltà, però ce la siamo giocata a viso aperto, quindi una partita bella così non me la ricordo da tantissimo tempo. Sicuramente il pubblico è da Serie A, è stato veramente emozionante, per me è stata la seconda partita, ma oggi c'era una carica veramente entusiasmante, ci ha trascinato fino alla fine. Ripeto, il Bari è stato bravo ad aggredirci, però sappiamo che ormai non siamo più una sorpresa, quindi le squadre vengono qui e cercano di fare la partita in base a quello che vedono nei video. Il Bari è stato bravissimo, ripeto, però noi potevamo fare sicuramente qualcosina in più, in ogni partita si può fare sempre meglio. L'altra radio, bella da ascoltare. E queste le parole di Nicolas Viola, uno dei rinforzi del Benevento in questo mercato di gennaio. Come detto, questa sarà una partita divisa tra quanto accaduto al Benevento e quello che potrebbe accadere questa sera contro il Brescia. Per lanciare la seconda parte del programma, leggiamo cosa ha dichiarato ieri in conferenza stampa il tecnico del Bari, Stefano Colantuono. Colantuono che ha detto: non dobbiamo cullarci sulla vittoria di venerdì, una squadra che vuole crescere non può stare a pensare troppo al passato, appena conclusa una gara bisogna pensare subito ad un'altra. Per quanto riguarda il turnover, la formazione, qualcuno ha dei problemini, non sono cose gravi, ma devo valutare le condizioni di tutti. Ci sono ancora 24 ore a disposizione, c'è tempo per decidere. In rosa abbiamo tanti giocatori all'altezza. Il turnover, se fatto bene, può essere una risorsa. Tornando alla gara di Benevento, Colantuono ha aggiunto: nei giorni scorsi si è parlato in modo negativo della prestazione del reparto difensivo, c'è sicuramente da migliorare, ma di fronte avevamo giocatori come Ceravolo, Falco, Ciciretti e Sissé. Nonostante questo siamo riusciti a mettere a segno 4 reti. Se volete il fortino, io lo so fare benissimo, però poi avremo meno occasioni a disposizione. Per vincere le partite bisogna segnare. Per quanto riguarda la classifica, ricordiamo Bari ora solo in quinta posizione, la classifica è molto corta, rispetto a novembre si è accorciata ulteriormente. Come possiamo vedere ci sono tante sorprese, il Trapani e l'Avellino ad esempio stanno risalendo, e ancora presto per i verdetti, e su questo concordiamo con Colantuono. Ora per noi piccolo break, ma torniamo tra un minuto. Molto più di una semplice autocarrozzeria, Fratelli Alberga è un vero punto di riferimento, dinamico e polifunzionale, con una vasta gamma di interventi per risolvere con tempestività e precisione tutte le necessità in fatto di carrozzeria e autoriparazione, meccanica leggera, elettrauto, revisione auto, soccorso stradale, igienizzazione abitacolo, verniciatura, e specializzati nella riparazione di vetture grandinate. Gestione sinistri con consulenza e disbrigo pratiche, convenzionati con le maggiori compagnie assicuratrici, preventivi dettagliati e gratuiti, relativamente al servizio richiesto con tutte le voci di costo, inclusi pezzi di ricambio e manodopera. L'autocarrozzeria dei Fratelli Alberga non è solo officina, ma anche rivendita di auto nuove ed usate, e ti offre consulenza per l'acquisto di un'auto sia nuova che usata, a prezzi competitivi e servizio chiavi in mano. Autocarrozzeria Fratelli Alberga, autorizzata Fiat, a Binetto, via Macchia del Bosco. Telefono 080 62 20 14. Tanto non capirai. Bene, rieccoci, e ora tuffiamoci nel match di questa sera tra Bari e Brescia, e lo facciamo ascoltando le parole del tecnico delle rondinelle, Christian Brocchi, in conferenza stampa. Parole raccolte da BresciaInGol.com.
Una gara molto difficile contro un avversario fortissimo, costruito per andare in Serie A, e quindi logicamente sarà una partita molto difficile, però allo stesso tempo io penso che le partite difficili siano quelle belle da giocare. Il Bari è una squadra che è forte dal punto di vista tecnico, dal punto di vista fisico, perché ha giocatori importanti, è una squadra che ti viene a pressare alto, è una squadra che ha sicuramente la voglia di aggredire l'avversario e accetta a volte anche la parità numerica dietro, e quindi quella può essere una cosa da sfruttare. Per me adesso è importante pensare alla partita di domani, è importante pensare a quali giocatori utilizzare. Oggi sicuramente farò degli esperimenti, ma che non saranno sicuramente quelli poi decisivi, ma ho bisogno di vedere due o tre giocatori come mi interpretano alcune situazioni. Oggi per me è importante, nell'allenamento che faremo, capire chi sta bene e chi sta meno bene. Come ho già detto, cercherò di vedere qualche giocatore così, e poi domani deciderò come giocare e soprattutto con chi giocare. L'altra radio, bella da ascoltare. E diciamo che quindi le problematiche in casa Brescia sono un po' simili a quelle di Colantuono. Anche lì bisognerà vedere un pochino di situazioni e di giocatori che non sono magari al meglio, perché anche loro ovviamente hanno giocato venerdì. Ma bene, ma possiamo andare, possiamo velocemente una battuta con Luca. Luca, la formazione del Bari per questa sera, battuta al volo. Ma io direi 4-3-3 sicuramente confermato, Mikai tra i pali, Sabelli e Cassani sugli esterni, coppia centrale Swagger Tonucci, centrocampo Fedele, Bascia, Salzano, in attacco penso, ritengo che ci sarà confermato loro Flores, magari con il rilancio di Vittorio Parigini. E vedremo un pochino quanti cambi e quali cambi farà questa sera mister Colantuono. Ma per commentare le parole di Brocchi, per addentrarci ancora di più nel match tra Bari e Brescia, ci colleghiamo col collega giornalista del Giornale di Brescia e direttore del sito bresciangol.com, Fabrizio Zanolini. Buongiorno Fabrizio, ben ritrovato qui a Tanto Non Capirai. Sì, buongiorno, ben ritrovati anche voi anche quest'anno. Allora Fabrizio, Brescia reduce dalla bella vittoria contro il Cittadella, ho visto la partita, veramente un gran bel Brescia, vittoria strameritata e prestazione convincente. Sì, almeno per 45 minuti primi, solitamente Brescia invece regalava il primo tempo agli avversari e cominciava a giocare nel secondo tempo, stavolta ha fatto il contrario, quindi anche abbastanza capibile, perché dopo un 4-1 che già si era materializzato nei primi 45 minuti, forse un po' inconsciamente, come capita a molti, come ha detto anche lo stesso Brocchi, poi il secondo tempo ha mullato un po', e devo dire che anche 10-11, visto che Cittadella era già in 10 dal 12esimo nel primo tempo, cioè dopo l'1-0 di Caracciolo, probabilmente inconsciamente tre gol in vantaggio, uno in più, c'è una partita da giocare importantissima a Bari dedicata pochi giorni dopo, si è un po' mollato. Devo dire che il buon Minelli in porta ha fatto anche due o tre belle parate, perché altrimenti si rischiava sicuramente di prendere almeno un paio di gol. Quindi questo, diciamo, un Brescia che non ha confermato, ripeto, il fatto che probabilmente in 90 minuti interi li ha giocati poche volte in questa stagione, un tempo buono l'ha sempre fatto, e ecco, col Cittadella è andata proprio così. E Brescia che con i tre punti ottenuti contro il Cittadella è salito a quota 31, meno 7 dalla zona playoff, credi che possa cambiare l'obiettivo stagionale delle rondinelle, magari si possa fare un pensierino ai playoff? No, assolutamente no. Brescia sono due anni che sta lottando per la salvezza, in una piazza in cui si fa fatica ad accettare questo obiettivo, sapete l'importanza della piazza per il calcio Brescia qual è, e gli obiettivi di Brescia è sempre partito per vincere i campionati in tutti i 58 che si è fatti in Serie B, 12 volte ci è riuscito, e le altre volte se non ci è riuscito ci è arrivato vicino, poche volte ha dovuto lottare per la salvezza pur partendo male con altri obiettivi, e due anni che invece dichiaratamente parte con quell'obiettivo, perché Brescia, non dimentichiamoci, fino a meno di due anni fa ha rischiato di fallire, poi l'ha fatto per due volte all'inizio della stagione e poi alla metà della stagione o all'inizio anche di quella successiva, perché comunque i debiti del Salerno erano tanti.
e quindi il fatto che si sia salvato e che non abbia potuto avere un portafoglio pieno per poter fare una squadra importante per poter salire o cercare di farlo è un dato di fatto. Ripeto, la gente qui fa fatica ad accettarlo perché comunque le ambizioni del Brescia sono sempre state altre, però deve guardare in faccia la realtà. 2 anni che si stanno facendo squadra di ragazzi giovanissimi, l'anno scorso è stata la squadra più giovane in assoluto del campionato con, non so se ricordo male, quasi 3 anni e mezzo di media in meno rispetto della seconda più giovane che c'era, quindi veramente squadra giovanissima. Quest'anno è partita ancora più giovane, però poi durante il cammino è stato comunque alcuni giocatori di esperienza, perché sennò le cose potevano anche mettersi peggio, quindi a parte il solito caracciolo davanti, poi è arrivato, come sapete, a gennaio Mauri, è arrivato dopo la preparazione, quindi un po' in ritardo rispetto agli altri, ma Pinzi è quindi altro giocatore di esperienza. E poi adesso nel mercato di gennaio è arrivato anche Blanchard, che non ha i 36-37 anni dei tre che vi ho nominato prima, ne ha 28, deve fare i 29, però insomma è già un giocatore più di esperienza rispetto agli altri che comunque si piazzano attorno ai 20 anni, 21 anni, 22 anni. Quindi no, non credo proprio, anzi dobbiamo assolutamente guardarci ancora le spalle, perché comunque è una classifica molto 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 corta, come avete visto, lo stesso Trapani ha infilato una serie incredibile di risultati con Alessandro Calori, addirittura adesso ha sorpassato la Ternana ed è a 3 punti dallo spareggio play-out, quando sembrava assolutamente spacciato 2 mesi fa. In via così, se infili 3, 4, 5 vittorie di fila o risultati utili, sei su, se fai il contrario sei giù, quindi 7 punti sono tantissimi. Poi ripeto, in questo momento è proprio da pensare soltanto a tenere lontano quelle dietro, perché poi il progetto Brescia, che dovrebbe partire poi a maggio con il progetto stadio e tutto, perché ormai le cose sono chiare, sono fatte, è assolutamente da mantenere con il mantenimento della categoria. Dovesse perdere quella, salterebbe tutto. Ciao Fabrizio, buongiorno. Luca Deleteris, hai citato prima qualche giocatore in forza al Brescia, tra cui Caracciolo. Ti chiedo quale potrebbe essere l'11 titolare questa sera al San Nicola, vista anche l'esclusione dalla lista dei convocati di Giampiero Pinzi. Sì, Pinzi purtroppo ha avuto questo problema a un quarto d'ora fino a Cittadella, un pestone sul piede, già che il piede della caviglia, per cui stava tribolando già da alcune settimane, pensavamo tutti alla caviglia, invece ha avuto un'infrazione al quarto di tour del piede, quindi salterà non solo questa ma anche la prossima importantissima di domenica, che è il derby col Verona. Quindi senza Pinzi, che è l'unico che fa quel tipo di gioco, che ha quel tipo di caratteristiche, Brocchi si trova un pochino in difficoltà, rientra Andoi dalla squalifica, che però è una mezzala tra artista e quindi non è sicuramente un play. La squadra dovrebbe essere probabilmente la stessa che ha battuto il Cittadella, difficilmente Brocchi pensa dei turnover se non per motivi fisici di mancato recupero, e quindi ti direi ancora Minelli tra i pali, che è rientrato anche lui col Cittadella dopo 1 mese e mezzo per un problema di virus intestinale che non lo lasciava in pace, quindi mettiamo Minelli in porta e probabilmente ci rischieremo ancora con la difesa a 4, anche se fino all'ultimo ho pensato di venire a giocare a Bari con la difesa a 3, ma ieri, perché poi quando piove sul bagnato, negli ultimi 5 minuti della rifinitura, problema muscolare per Calabrese, come avete visto non è stato convocato. Calabrese avrebbe dovuto costituire probabilmente il trio di difensori, e invece senza di lui, non so, resta diciamo questo dubbio sulla difesa a 3, quindi un 3-5-2, ma mancando lui io credo che a questo punto possa mantenere allora lo schema con il 4-3-3 che ha giocato con il Cittadella e anche a Carpi, magari un 3 d'attacco non proprio così scontrato, ma che gli dia una mano indietro, ma con Minelli allora un terzo a destra in mezzo confermati Romagna e Blanchard, e a sinistra Colì, i tre del centrocampo. Quindi senza Pinzi molto probabilmente giocherà al centro Martinelli, che è più una mezzala, ma è l'unico che possa avere un po' di caratteristica come Giampiero, quindi Martinelli in mezzo, Dall'Olio a destra, a sinistra il dubbio Ndoye sbrissa, forse più sbrissa perché Ndoye solitamente gioca a destra, quindi sbrissa, e i tre davanti sono gli stessi che hanno giocato col Cittadella, quindi Camara a destra, Caracciolo al centro e Bonazzoli a sinistra. Da tenere presente che ha recuperato finalmente dopo 4 settimane Torre Grossa, che va in panchina, se non che Caracciolo, visto che ha avuto pochissimo per recuperare, possa magari non essere al meglio,
e magari possa decidere di lanciare prima torre grossa e mettere Caracciolo in mischia se serve, però questo è purtroppo lo sa tutto da vedere. Bisogna capire come abbia recuperato il capitano. Fabrizio, abbiamo ascoltato prima Brocchi in conferenza stampa, volendo un po' interpretare le sue parole, ha parlato del possibile punto debole del Bari, vale a dire la difesa e la possibilità della parità numerica appunto tra difesa biancorossa e attacco delle rondinelle. Che partita credi fare il Brescia? Contropiede o proverà a giocare? No, proverà a giocarsi difficilmente. Io il Brescia non l'ho mai visto rinunciare a giocarsi la partita, forse anche per questo che molte le ha perse, perché probabilmente con un allenatore magari meno bravo di Brocchi, che sta facendo un calcio difficile probabilmente da concepire per una categoria come la B. Infatti in un'intervista di due settimane fa Blanchard disse io sto provando a fare il calcio, però ero abituato con Castori a un altro calcio, cioè lanci lunghi sulla punta e vai, perché il Carpi in fin dei conti 2 anni fa il campionato l'ha vinto così, era la squadra che ha avuto il minor possesso palla della Serie B e ha vinto il campionato. E questo la dice lunga su tante tattiche e tatticismi che si utilizzano. Però, io ripeto, Brescia se le partite se le gioca, perlomeno non difficilmente. Io non ho mai visto in questo campionato Brescia aspettare di partire. Un paio di volte l'ha dovuto fare, ma perché gli avversari erano decisamente più forti e non riusciva a fare il proprio gioco. Però di concetto per aspettare di partire non lo so, sicuramente a Bari verrà con le antenne dritte e contro una squadra in gran forma come la vostra, dopo oltretutto la partita di Benevento che ho visto, che mi ha fatto un'ottima impressione e l'avrà vista anche lui, certo. Credo che un pochino accorto starà, infatti vi ho detto probabilmente i due esterni non saranno così alti come hanno giocato, come abbiamo giocato a Carpi con il Cittadella, ma saranno un po' più bassi, quindi sarà più una sorta di 2-1 che 3 là davanti, però penso proprio che se la giochi e se la giocherà. Fabrizio, una ultimissima battuta, una partita di lunedì sera non è di certo agevole per chi deve farsi 1000 chilometri, credi ci sarà una rappresentanza dei tifosi bresciani al San Nicola? E poi c'è chi, un radioascoltatore, ci chiede se anche quest'anno i tifosi del Brescia verranno a Bari anche per mangiare la focaccia, non so, forse un'abitudine che c'è tra i tifosi del Brescia. No, Brescia ha sempre avuto tifosi a seguito in tutti gli stadi, in tutti i giorni, è logico che nei giorni lavorativi e con tanti chilometri così alle spalle non potranno essere molti. Io, che io sappia, credo che un pullman parte da Brescia, quindi una rappresentanza sicuramente ci sarà. Hanno sempre seguito la squadra ovunque, in certi stadi anche in grandissimo numero. Però ecco, come avete detto voi, ma questo ci sta anche per il Bari, se fare un anticipo di campionato venerdì e poi utilizzare le due squadre che hanno fatto gli anticipi, quindi Brescia e il Bari, per fare l'anticipo dell'intrasettimanale, mi sembra un po' delle decisioni abbastanza cervellotiche. Poi in questo caso magari è più penalizzato il Brescia, che si deve fare, come tu hai detto, 1000 chilometri di trasferta e non giocare in casa. Però vabbè, la si gioca e vediamo come andrà. Sicuramente vediamo come va. Una buona partita, come sono sempre stati i Brescia Bari e che io ricordo degli ultimi anni. E beh, Brescia e Bari sono tra le squadre con il maggior numero di partecipazioni al campionato cadetto. Perfetto, io ringrazio il collega giornalista del Giornale di Brescia, direttore del sito bresciaingol.com, Fabrizio Zanolini, per essere intervenuto ai nostri microfoni. Fabrizio, grazie mille, buon lavoro e buona partita. Grazie, rinnovo ancora il mio saluto a tutti i tifosi barresi, ci sentiamo alla prossima. Grazie Fabrizio, buon lavoro. Bene, andiamo avanti. Per quanto riguarda il pubblico di questa sera al San Nicola, la prevendita sta andando benino, io credo che saremo attorno ai 20.000 spettatori, ricordiamo che la media delle ultime partite è stata intorno ai 14-15.000, quindi credo che si potrà andare verso quota 20.000 spettatori. È una partita serale, è comunque una partita che si gioca di lunedì, quindi va un po' a penalizzare magari i commercianti che comunque lavora fino a quell'ora, quindi penso che saremo sulle 20.000 presenze. Andiamo avanti, passiamo alla rassegna stampa, partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno, anche qui la conferenza di Colantuono in primo piano. Colantuono avverte Bari, mirino sul Brescia, niente cali di tensione. Poi c'è la rubrica di Gianni Antonucci contro le rondinelle, una storia firmata dai portieri. Per quanto riguarda le notizie dall'infermeria, Floro Flores recuperato, in bilico Brienza, turno di riposo per Macek. A proposito, vi comunichiamo che non verrà diramata la lista dei convocati, i motivi non li conosciamo, però non ci sarà
la lista dei convocati per questa partita, difficile il recupero di Maček, anzi non ci sarà sicuramente Maček, difficile anche che venga convocato Rajčević. Anche Brienza ha qualche problemino, problemino di natura muscolare, vedremo un pochino, probabilmente un turno di riposo per Franco Brienza può starci, vero Luca? Dicevo che è proprio per questo motivo che prima parlavo del possibile rilancio di Parigini in luogo di Brienza, perché insomma dopo tante partite, comunque dopo una partita soprattutto come quella di Benevento che ha portato via tante energie, l'abbiamo visto fino al 90esimo Ciccio Brienza lottare su tutti i palloni, davvero recuperare palloni anche a centrocampo, quindi penso che un turno di riposo in una gara casalinga contro il Brescia tre giorni dopo la gara di Benevento ci possa tranquillamente stare. Beh sì, dobbiamo anche dosare un po' le energie, perché giocare venerdì, poi di nuovo lunedì, calciatori insomma come Brienza che ricordiamo ancora una volta ha giocato tutti i 90 minuti. Io ricordo Luca, eravamo quasi a fine partita, ho visto Brienza rincorrere l'avversario, andare a pressare, esultare come un pazzo dopo il fischio di chiusura, insomma un Brienza che iniziamo un po' a gestirlo, perché va bene, sta facendo benissimo, sì. Però forse sarebbe il caso anche perché per la profondità di rosa del Bari penso sia giusto ruotare, anche se diciamo non opterei per un cambiamento drastico, perché magari cambiare troppi uomini non fa neanche troppo bene, però 4-5 uomini sì. sicuramente andrebbero cambiati. Continuiamo con la rassegna stampa. Per quanto riguarda l'avversario, sulla Gazzetta si scrive: Brocchi fa i conti con la precarietà e la peggior difesa del campionato. Cambiamo giornale, Gazzetta dello Sport, Bari-Brescia per 20.000, che vetrina dopo i poker. Le ottime vittorie di venerdì hanno caricato tifosi e squadre. Questo sulla Gazzetta dello Sport, articolo a firma di Franco Cirici e Giampaolo Lanfranchi, giornalista di Brescia. Bene, è veramente tutto per quest'oggi. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Ringrazio e saluto Luca Deleteris. Ciao Luca, a domani. Ciao Nicola, buona partita, buona serata a tutti i tifosi del Bari. Ringrazio come sempre Fabio Scorcia in regia e tutti voi per averci seguito. Tanto non capirai, torna domani. Forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli.